Nuova notte di tensione in Ungheria, dove le forze di sicurezza hanno impedito a numerosi migranti di accedere ai treni per la Germania. Anche nelle prime ore del mattino odierno la situazione è questa. Intanto centinaia di persone stanno continuando a manifestare. Mercoledì, in seguito ai tumulti, c'era stato un primo tentativo di prendere alcuni treni. Emergenza immigrazione anche in Serbia, dove durante la notte sono arrivati oltre 2.000 profughi. Intanto il governatore della provincia autonoma di Bolzano ha messo in evidenza che non c'è stata nessuna sospensione degli accordi di Schengen al Brennero, ma esclusivamente di una intensificazione dei controlli. E su questo se ne parlerà a Lussemburgo nei prossimi giorni.